Allora scoprii le tartarughe ninja così mentre pranzavo. A quell'ora ricordo che vedevo sempre i cartoni animati su Italia 7, se non sbaglio, e anche su Italia 1. E proprio su entrambi i canali, se non ricordo male, stavano dando proprio le tartarughe ninja alla riscossa. Me ne innamorai davvero subito, quei personaggi, quei colori e quelle storie, insomma, era davvero bellissimo. Poi ricordo, ai tempi io compravo una sorta di, se non sbaglio si chiamava il giornalino, il Corriere dei Piccoli, forse quando era ancora più piccolo. Comunque, ricordo che era pubblicizzato anche su questo giornalino che compravo quando avevo 9-10 anni. Anzi, se qualcuno di voi se li ricorda, scrivetelo nei commenti. Ho un ricordo un po' vago di questo giornalino. E poi la sigla era bellissima. Ricordo che da lì, da dopo il cartone animato, spopolò proprio tantissimo. Ricordo che un giorno andai alla standa, io facevo parecchie spese alla standa, i miei mi compravano parecchie cose alla standa. Ricordo che andai alla standa proprio per comprare le cose di scuola e ricordo che c'era un reparto grandissimo. Tutto per la scuola, e ricordo che c'era proprio quell'odore di quel profumo di astucci di matite, era veramente bellissimo. E ricordo che quello forse era proprio l'unico momento che mi piaceva del dover andare a scuola, proprio il comprare lo zaino, l'astuccio, le gomme, i temperini, mi piaceva davvero tantissimo. Ricordo che proprio lì mia madre mi comprò l'astuccio delle tartarughe ninja, che mi sembra che quando c'erano dei bottoncini che li spingevi uscivano i cassettini, il temperino, una figata tremenda proprio. E mi comprò l'astuccio e poi mi comprò le matite, la gomma, era tutto proprio delle tartarughe ninja. E poi c'erano proprio le sagome grandi di Michelangelo, di Raffaello, Donatello, Leonardo, insomma, era veramente, ormai erano spopolate proprio alla grande. Ricordo che avevo anche un giubbotto, forse il bomber, e avevo proprio la toppa delle tartarughe ninja con la pizza, e poi avevo il pigiama delle tartarughe ninja, tutto verde con il guscio dietro, ancora lo ricordo. E il boom poi proprio delle tartarughe ninja continuò anche e soprattutto con i giocattoli. Quegli spettacolari giocattoli delle tartarughe ninja. Mamma mia, ci andavo davvero matto, rivorrei veramente tutto anche adesso. Pensare che avevo veramente quasi tutti i giocattoli delle tartarughe ninja e avevo anche tutti i master, avevo la serie di tutti i master col castello e diedi via tutto forse quando avevo 18 anni. È uno spreco immenso, non ci pensiamo, va. E comunque c'erano questi spettacolari giocattoli delle tartarughe ninja. Ricordo che avevo proprio tutti i personaggi e poi avevo anche una figata pazzesca, il dirigibile delle tartarughe ninja. C'era una sorta di truck, un camion dove poi entravano tutte. Era un vero spettacolo. E poi una sorta di macchinario dei cattivi di Shredder che serviva proprio per una trappola, diciamo, per intrappolare proprio le tartarughe ninja, da dove poi usciva lo slime, il mitico slime. Eh sì, quello era proprio il periodo dei giocattoli che usavano lo slime, una figata pazzesca. E ricordo che veniva usato spesso anche proprio sui master o con altri giocattoli ancora. Tra l'89 e il 91, 92 uscirono vari picchiaduro delle tartarughe ninja, picchiaduro a scorrimento. E tra questi picchiaduro ce n'era proprio uno che ha segnato per me un'epoca, sia tecnicamente che proprio per ispirazione, ovvero Turtles in Time. Ricordo che Turtles in Time, questo gioco, ha dimostrato proprio che i giochi su licenza a volte potevano essere addirittura migliori di quelli normali. Ricordo un ricordo molto bello di questo gioco, ne ho già parlato forse sulla mia top 10 per Super Nintendo, anzi se non l'avete vista magari dategli un'occhiata. E ricordo che questo gioco arrivò totalmente a sorpresa. Un giorno, mentre ero in camera mia e a giocare, sentì mio padre rientrare a casa dal lavoro. E quando rientrò, io uscii dalla camera, mi chiudevo sempre mentre giocavo, uscii dalla camera per andarlo a salutare e mi disse: "Ti ho comprato una cassetta per il Nintendo." Lui chiamava tutti i giochi possibili, sia del Mega Drive, del Neo Geo, qualsiasi gioco, cassetta per il Nintendo. E mi disse: "Ti ho comprato una cassetta per il Nintendo, ma l'ho lasciata in macchina."
Ricordo che ai tempi avevamo tipo una panda bordeaux che poi sotto al sole diventava rovente. Comunque io andai a prendere questo gioco, c'era la busta diciamo vicino al sedile, una busta forse della giocheria di Amico Joe, adesso non ricordo benissimo. E quando la aprì vidi che dentro c'era Turtles in Time con, se non sbaglio, aveva la scatola grigia. Mamma mia, fu un'esplosione di gioia, ero veramente quasi incredulo. Quel gioco che avevo tanto giocato in sala giochi, e quel gioco che tutti i miei amici volevano. E questo gioco, e le tartarughe ninja, il gioco delle tartarughe ninja era veramente tra le mie mani, veramente non ci credevo. C'era ancora, ricordo, il prezzo attaccato sulla scatola, 149.000 lire. Cominciai subito a giocarci e sì, c'era qualche piccola differenza con l'op della sala giochi, ma per me era lui. Una conversione perfetta di uno dei giochi che amavo di più in quel periodo. Ed era veramente incredibile poterci giocare a casa. Grafica e animazioni fantastiche, e una marea proprio di dettagli su schermo, scenari e nemici, era davvero bellissimo. Poi boss del cartone animato, Bebop, Rocksteady, Shredder, Krang, se non sbaglio. Tutti fatti benissimo, proprio come il cartone animato. E poi c'era una colonna sonora che ti metteva proprio allegria. Un mondo di gioco è proprio, come dire, veramente ricco di colori, colori particolari che facevano proprio subito breccia nei cuori di chi lo giocava. Insomma, erano le tartarughe ninja ed era un picchiaduro a scorrimento ai livelli di Final Fight. Veramente lo giocai tantissimo, molto spesso fino a tarda notte. Pensate che i primi giorni, ricordo proprio bene, che mi svegliavo proprio la mattina presto, proprio con la voglia di giocare. Ho un ricordo davvero bellissimo delle tartarughe ninja. Questo gioco riesce davvero a farmi viaggiare nel tempo, a farmi viaggiare fino a quel magico 1991, quando il Super Nintendo, quando il cabinato di questo gioco erano proprio in grado di ipnotizzare noi ragazzini. È una generazione proprio fatta prigioniera di questo cartone animato. Era proprio l'anno di Final Fight e solo le tartarughe ninja, Turtles in Time, riusciva a tenere testa al capolavoro di Capcom. Questo gioco, Turtles in Time, diventò subito una delle conversioni più potenti del momento, una delle conversioni che riusciva a spingere proprio l'hardware del Super Nintendo nei suoi primi anni di vita. Secondo me un lavoro davvero perfetto, una conversione davvero perfetta. E già in quel momento, già allora, riusciva proprio a dare una finestra, uno sguardo nel futuro. E cioè dove proprio i pesi e gli equilibri tra, diciamo, sala giochi e giocare a casa e salotto, diciamo, si stessero proprio assottigliando. Dopo questo uscì anche Street Fighter 2, quindi il Super Nintendo stava diventando proprio una di quelle console che ti permetteva di giocare i giochi della sala giochi a casa tua. Un piccolo aneddoto su Turtles in Time. Come ho detto prima, mio padre me lo portò totalmente a sorpresa, e quando io andai a prenderlo in macchina, ricordo, e presi questa busta, come ho detto prima, della giocheria o di Amico Joe, e quando la aprii proprio trovai proprio una gioia incredibile. Insomma, quel mitico gioco di Tartarughe Ninja che tanto amavo era proprio tra le mie mani. E quando andai a casa non vedevo l'ora di dirlo a mio padre, volevo proprio dirgli: ma mi ha comprato le Tartarughe Ninja, ero proprio contentissimo. E invece quando era arrivato, ricordo che andai in camera da letto, lui si appoggiava subito al letto perché era stanchissimo dopo il lavoro, lavorava tantissimo. E quando andai a casa lui lo trovai che già dormiva sul letto. E ho questo ricordo proprio di me che stavo lì vicino alla porta della camera da letto con la busta in mano, con il gioco in mano. E comunque dopo, quando si svegliò, cenammo tutti insieme e gli dissi di quanto ero contento di questo fantastico gioco. Certe volte quando ci penso riesco proprio ancora a trasportarmi proprio in quel periodo, a trasportarmi nella mia vecchia casa, nella mia cameretta, a sentire proprio quei rumori, quei suoni che sentivo allora. Quella magia, quello stupore, quell'immaginazione che viaggiava proprio
soltanto per un videogioco. Insomma, fu una giornata davvero fantastica. Comunque, grazie per essere stati con me anche oggi, e sono curioso di sapere nei commenti se in quanti di voi conoscono questo gioco, immagino in tanti, ma in quanti di voi ce l'hanno avuto, in quanti lo hanno giocato, che ricordo avete di Turtles in Time, se c'è qualche altro gioco delle Tartarughe Ninja che magari vi è piaciuto di più, come Turtles, non so, Tournament Fighter, quello del Mega Drive, adesso non mi viene il nome, qualcosa su Stone o qualcosa del genere. Comunque, scrivetemi nei commenti che ricordi avete proprio legati a quel periodo e a questo fantastico gioco. Al prossimo video. Ciao!